Buonasera ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Siamo a Genova, siamo appena arrivati al nostro bed and breakfast in un palazzo zecchino si chiama. Guardate il soffitto, è spettacolare, è proprio un palazzo antichissimo. È veramente molto carina come stanza, anche se ci abbiamo messo mezz'ora con Google Maps. E la nostra stanza è questa qui, c'è proprio il letto, di qui proprio un bel armadio. La TV abbiamo anche. E il bagno è veramente molto molto carino. Ecco qua, c'è anche una bella doccia. E niente, adesso andiamo a cenare, perché non è che siamo arrivati proprio adesso, è già un bel po' che siamo in giro da stamattina. Infatti abbiamo fatto Recco Camogli e anche l'abbazia di San Frutuoso. Se non avete visto ancora il video che è uscito sabato scorso, andate immediatamente a recuperarlo. Abbiamo mangiato un sacco di focacce, veramente uno spettacolo. Niente, mentre domani proveremo anche il pesto, ovviamente siamo a Genova, e poi proveremo anche la focaccia, la cipolla, visto che oggi abbiamo mangiato soltanto focaccia al formaggio e basta. Niente, adesso ci sistemiamo un attimo, poi usciamo a cena e noi ci vediamo direttamente domani mattina. Buongiorno. Allora, stiamo camminando nella famosa via Garibaldi, e perché dovevamo andare al Museo Galata stamattina, soltanto che è prestissimo, apre alle 10, e quindi abbiamo deciso di andare su una terrazza panoramica, una spianata Castelletto mi sembra che si chiami, e c'è un ascensore da prendere per andare su. Adesso lo stiamo cercando. Meno male, c'è l'ascensore. Certo, sì, c'è l'ascensore, non è che vai su a piedi. E dopo andremo a vedere il museo, che tra l'altro si trova vicino all'acquario. Ho già fatto un video comunque dell'acquario, se siete interessati ve lo lascio qua sopra, così almeno potete andare a vederlo. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Ecco qua, siamo arrivati all'ascensore panoramico che ci porterà su. Dreams fade away like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Arrivati in cima al belvedere, l'ascensore è gratuito, nel giro proprio di un minuto vi porta su, quindi assolutamente ne vale la pena per venire qui a vedere questo panorama. Ok, siamo arrivati al Galata, Museo del Mare. Adesso abbiamo già i biglietti, quindi ci mettiamo in fila per entrare, che apre alle 10. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me stack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. All'interno del museo è veramente spettacolare, bellissimo, grandissimo, ci sono un sacco di barche, cioè guardate che figata, è bellissimo. L'unica cosa è che sono iper disorganizzati in un modo terrificante, perché all'ingresso noi avevamo il biglietto acquistato online che c'era scritto salta la coda, ma in realtà abbiamo dovuto fare lo stesso la coda, non si capiva che coda fare, nessuno dava spiegazioni, non c'erano cartelli, vabbè. Un po' un casino quello, però è iper consigliato, assolutamente è bellissimo, grandissimo, mi sta piacendo un sacco, peccato che non l'ho mai visto prima davvero. E dopo, da quello che ho capito, andremo a fare la fila nuovamente per prendere il caschetto per entrare nel sottomarino. Che figata, non vedo l'ora. Siamo all'interno di una nave finta, ovvio. Ah, le cuccette? Ma qua ci sono anche gli oblò. Sono illuminati con le manicomi. Oh, ma dove, veramente? Quelli... andiamo a vedere. Ah, osti, vero, ci sono proprio le cuccette. Camerone. Proprio lo fanno le cuccette d'oro. Che bello, però. No, no. Ci sto dentro un letto. No, 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 tu no. Io sì, tu no. Ah, ve l'ho detto, assolutamente venite a vedere questo museo perché ne vale la pena. Stupendo. Ho trovato un paio di scarpe che vanno bene per me. Un paio di scarpe? Vero? C'hanno ancora la suola intera. Ah, e di là invece cosa c'è? Il lavandino? Ma i cessi e la foglia. Ah, sì, è vero, ci sono i cessi. Non funziona. No, non funziona. Abbiamo indossato il caschetto e adesso stiamo per entrare nel sottomarino. Ok, entriamo. Wow. Ovviamente non è proprio il massimo per chi soffre di claustrofobia scendere qua sotto. E lo so che tu soffri un po', però dai, per adesso non mi sembra così tanto un gusto. Osti, fai un po' di foto tu, ecco, lui si è già preso la prima scragnata. Fai un po' di foto tu, Geppetto, ne. Wow. Aiuto, cosa c'è dentro qua? C'è la macchina. Ah, ok. Soprattutto un motore.
Perché insomma mi prendo la scragnata pure io, no? 198 dai. Milioni di cavalli, tutti qua. Vapore, tutti qua. Cacchio. Come la tua macchina, uguale. Sì, è. Andiamo di qui, ok, mi sono appena incastrata con lo zaino. Wow, ma che figata è questa, stupendo. Emergenza, falla in ausiliare avanti, falla in ausiliare avanti, aiuto, avanti emergenza, squadra bravo 1 intervenire, squadra bravo 2 prepararsi a intervenire. Ragazzi, con questo si vede veramente fuori, eh. Emersione! Wow! Ma queste sono delle altre cuccette! Esatto! Guardate qua! Anche di qua! Andiamo a vedere di qui, sempre se non mi incastro un'altra volta! Cosa c'è qui dentro? C'è mica la pacinata di sapone, che bel sapone che c'è qua! C'è un sapone? Mica, che bello! Ma tu, cos'è qualcosa qua? Come ha variato? Wow, che bello! Ci passi? Qua mi può guardare? Vediamo. Ah, si deve entrare qui dentro? C'è un sotto meglio. Ok, va bene. Vamos! Aspetta che adesso io mi uccido. Aspetta che arrivo. Ecco lo zaino, mi incastro da tutte le parti. Cosa? Che bello. C'è un altro cesso? Devi fare la cacca, questo qua è bellissimo. Che bello. Wow, madonna che schifo. Allora, bomba con voi, bel cirurone. Ah sì. Dai, faccio un attimo, faccio dai, pipì, smetti, qua. Non si fa fare la pipì qua. Non si può fare la pipì, ma si deve mettere la mare. Madonna, ma che schifo, sono lerci. Ma sono cioè ancora come quando l'ho usato l'ultima volta, sono ecco, stazioni vecchie. Wow, che culo. Ah, ecco, ci sono le cuccette proprio in parte al cesso. Questo è proprio il tuo di bagno, sai perché? Ti spiego perché, perché qui non c'è, se è tutto il caso che tu sfiammi, c'è anche l'antincendio. Che simpatico, eh. Mangi le friolas. Certo. Ma dai. Che cuccette. Dai, entra dentro lui, dai, va dentro. Oh, ma dove, cos'è questo qua? Camera di lancio. È un bilancio di fuori, almeno. Mettevano lo siluro qua e poi... Sì, amore. Anche caramella. Vai. Oh. Devi fare la foto qua, è una figata. La camera da lancio. Sì, sì, sì. Anche caramella. Gusti. Dove visita finita, assolutamente bellissima, non mi ricordo se vi ho detto comunque costa 17 euro l'ingresso, ma assolutamente soldi spesi benissimo secondo me. Vi dico la verità, addirittura preferisco questo museo dell'acquario, figuratevi un po' voi, mi è piaciuto un sacco. Adesso andiamo verso il vascello, che si può salire anche lì a visitarlo, e poi andremo a mangiarci qualcosa, pensiamo di farci un fritto misto o qualcosa, adesso vediamo un po'. Ecco qua, siamo arrivati al galeone, bellissimo. Allora, costa 6 euro salire. Proviamo a vedere adesso. Stupendo. Che c'è qua? Ah sì, sono andati pescioloni. Sono andati cefalotti, belli. Sì. Eh sì, il barbo, ci sono una nave tutta di legno. Si devono i fuochi qua. Ah, non mi sembrava proprio il massimo, però. Si devono i fuochi, il fumo andava su lì, qua cucinavano. Sì, ho capito, se sbagli qualcosa, incendi la nave. Ma va, è legno. Dai, vai su. È legno trattato. Ah, certo. Andiamo a vedere. Fila qua la friggitoria e deve essere anche buona visto la fila che c'è.
Quindi facciamo queste qua. Sì, una calamari, una torta di gamberetti e una cuculipanissa. Le proviamo tutte e tre almeno. Dammi tutto. Se le proviamo tutte e tre almeno, dai. Praticamente dammi tutto quello che hai. Ok, i nostri coni giganti. Questo qua sono gamberi. Ma c'è dentro una marea di roba, questo sì, qua sì, ho lo caricavo. Visto? Ma c'è dentro anche la panissa anche qua. Sì, dentro sono dei pezzettini. Ok. Ma è sotto la stradio. E invece qua ci sono sti cuccoli che dovrebbero essere fatti con ceci, mentre la panissa con la farina della polenta, da quello che ho capito. Però. No, ci sono anche gamberi. Eccolo qua. La panissa. Bello. Sembrano delle patatine. No, è buona, ma tutta prima. Buona. Veramente. Vogliamo anche i cuccoli? Buone che questi. Tutto buonissimo. Assolutamente approvata. Capiti male, piccione, mi dispiace. No, 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 vai via piccione, mangiamo tutto noi. Del porto antico è veramente fantastica, proprio merita un bel giretto. E adesso invece andiamo verso il centro paese. Volevamo prendere il trenino Pippo, però a parte che non volevo, però era anche pieno, quindi purtroppo niente trenino che verrà a fare il giro della città, insomma. Niente Pippo, quindi andremo a piedi nel centro della città. Questo qua che vedete qua in cima è un ascensore panoramico e si chiama Bigo. E costa 5 euro la salita. Noi non ci saliamo perché sinceramente per arrivare lì mi sembra un po' eccessivo come 5 prezzo. 5 euro per 5 minuti. Sì, esatto. Siamo arrivati alla cattedrale qua di Genova, ma come vedete è tutta un'impalcatura unica e non si vede assolutamente niente. Vabbè, pace. Siamo arrivati alla porta soprana. E questa è la casa di Cristoforo Colombo. Guarda questa, The Nun. No, mettici qualcosa lì, che schifo. È pazzesco quel negozio qui, perché l'abbiamo trovato proprio per caso. È sfigata. Adoro Halloween. Cammina, siamo arrivati alla piazza Raffaele De Ferrari. Questa era bellissima con tutte le fontane che vi avevo già fatto vedere nell'altro video di Genova, quella dell'acquario. Galleria Giuseppe Mazzini. È un po' più piccola rispetto a quella che c'è a Napoli o a Milano. Molto più piccola, ma direi. C'è un ponteggio qua per farvi. Sì, ma anche a Napoli ci sono sempre ponteggi. Abbiamo trovato un altro posto per prendere la focaccia. Quante. Ah sì. Quindi ne abbiamo presa una con pesto. Formaggio e pesto, la farinata e quella le cipolle. Posso assaggiare formaggio e pesto? Vai. Sgagno. E questo qua. Buona, è fredda però. È fatta da fratella mia, me la tagliata così. Me la tagliata così. Allora è un po' unta, però è buona. Questa deve essere la farinata. Bella spessa, non come quella di Red. Farinata. Bella, tieni questa. Allora il casino, questa è la farinata. Quella fatta con i ceci. Sinceramente preferisco queste qua. Sì. Aiuto. Che strano. Corretto. C'è un po' anche di uovo quasi, sembra. Uovo no, però è un retrogusto strano. Non mi fa impazzire la farinata. È la prima volta che la provo, ma meglio con la focaccia normale.
Poi manca di assaggiare solo quella, le cipolle. Questa qua, quella, le cipolle, per profumo, me deve essere buonissima. Profumo, il profumo è delizioso. E le cipolle sono dolcissime. Buona. Molto buona. Quello che mi ha deluso è la farinata, mai più, non la riprenderò più. Ha un gusto proprio strambo. Leo, un po' di goccia. Bocciata. Non più una questa, è un combocato. Dai! E dopo dobbiamo andare ancora a cena, Abbiamo fatto! Siamo saliti su Pippo! Almeno ci facciamo un giretto e riposiamo un attimino, perché abbiamo camminato di bestia oggi. Quindi ci riposiamo un attimino, intanto ci giriamo un po' la città. Ottimo! 10 euro a destra. Spero di volare fuori da qua. Ok, siamo dentro in una di queste viuzze qua assurde e già ieri sera abbiamo visto un bel po' di topi anche giganti che giravano. Comunque ci siamo persi un'altra volta per trovare sto cacchio di hotel che ogni volta non riusciamo a trovarlo. Boh, non lo so, è che Google Map... Guarda Garibaldi? Cioè non tutto dritto, lì dovete girare a sinistra, dove c'è... Ah, lì a sinistra, ok. Perfetto, grazie. No, qui bisogna chiedere informazioni in continuazione perché purtroppo Google Map impazzisce perché sono viette troppo piccole e non capisce assolutamente dove vi trovate. Vabbè, ce la possiamo fare. Comunque adesso andiamo in hotel a riposarci un attimo, ci cambiamo e poi andiamo a mangiare al genovese. Quindi ci vediamo dopo per mangiare una bella pasta al pesto. Arrivati da il genovese, cucina ligure. Hanno messo qua anche un po' di pesto per fare la scarpetta con il panino. Più che scarpetta ci fai la... l'assaggino. Così vediamo com'è. È buonissimo, È buonissimo. Si sente tanto anche il formaggio. Assolutamente. L'aglio. Si sente così come l'aglio? No, si sente che formaggio. Cavolo. C'è una cucaraccia qua dietro di me. Vai, inquadra ancora. Non so se riesco a farvela vedere. Sì, certo. Eccola lì. Aiuto. Io ho le trofie al pesto, mentre lui ha preso il coniglio alla ligure. E ho già messo su un po' di formaggio, adesso assaggiamo subito. Allora è molto leggero, è leggerissimo come sapore, sì, è un pesto light praticamente, non si sente tanto, quando faccio la pasta al pesto non si sente di più. No, è tutto più buono, vamo così. Addirittura, è la Madoi, cavolo, un bel complimento. No, è buono anche questo, è solo che è molto light, il mio si sente di più. Pasbo, è mio. Sono arrivate che le polpette al tucu tucu, non mi ricordo come si chiama, che è il loro ragù, ligure. Tu qualcosa. Ok, assaggiamo subito una e mezza per una. No. Aspetta, ok. Assaggiamo, vediamo un po' com'è. Ma la polpetta è carne normalmente, no? Con la loro carne, con il ragù? È molto saporito, anche se è un po' asciutto. Però è molto saporito, molto buono. No, però è buona, merita assolutamente. Sinceramente, una classica polpetta. Sì, però è buono il sughetto. Aspetta che cuccio un pochino il sughetto. Non è mio questo, magari così. Fatene via. Gustiante. Così sì. Va proprio cucciato. Buono, mi piace. Cuccio. E il menù e vi dico gli speciali di oggi. Io per dolce ho preso questo cheesecake alla pre-ginsua. Che loro formaggio tipico ligure. Assaggiamo. E questo qua deve essere un po' forte come formaggio in teoria. E c'è anche il pan dolce dietro.
lo sente buono? Pensavo fosse più forte come formaggio, invece no, ci sta proprio bene, veramente buono, merita. Siamo appena usciti dal genovese, allora devo dire che era tutto buono, eccola, vabbè, grazie per la ruttata in diretta. Era il loro formaggio. Com'è che si dice? Allora, frigge sua. No, sono liguri. Si sente che è bergamasca. Esatto, con l'accento bergamasco in pieno. Comunque, dicevo, tutto buonissimo. L'unica cosa, come vi ho detto, che le trofie al pesto era un pesto iper light, si sentiva poco. Però le altre cose veramente molto buone, quindi assolutamente consigliato. E vabbè, lasciando perdere la storia della cucaraccia che camminava dietro di me, però vabbè, sinceramente è la prima volta che mi capita, però è un dubbio. Dove siamo? E vabbè, capita. Viene un dubbio, ma che dubbio? Ma io ho mangiato un coniglio, un ratto o un gatto? No vabbè, perché qua, come vi ho detto prima, è pieno anche di topi da tutte le parti. Però no, veramente, senza scherzi, era tutto buono. Mi sono dimenticata di dirvi che abbiamo speso in totale 55 euro in due, però 65 euro in due, però mio marito ha preso anche la birra, comunque tutto quello che abbiamo preso non è tanto, assolutamente. Perché per quello c'è te? Vabbè, me la racconterà per tutta la vita sta cosa, lo so già. Mamma mia, niente, comunque vi saluto perché so che ho filmato tantissimo come al solito. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura.